Eccomi qua ragazzi, Radio Forcella. Eccomi. Ecco la sigla di Galetto, vi do il benvenuto in diretta su Radio Forcella, la radio più bella del momento. E stacchiamo un attimo la sigla ed eccomi qua ragazzi. Buonasera a tutti, un poco, anzi da molto tempo che non facevo una diretta di Radio Forcella. E quindi naturalmente buonasera a questa nuova postazione e buonasera anche alla nostra, oramai la nostra telespettatrice affezionata, la nostra Elide Ercole. Ciao Elide, buonasera a tutti, buonasera anche a te, buonasera a tutti. E sono anche tornato un sacco di tempo dopo aver partecipato al brindisi di fine d'anno organizzato dagli amici del gruppo Ocore Napoli e dal nostro caro Ciro Cropano pure. Ciao Ciro e grazie di tutto, buon anno pure, anzi grazie per avermi invitato a questo raduno di questo brindisi. Ciao Lidia, buona serata e buonasera anche a te, buonasera a tutti. E comunque io ho detto che quando... Ciao Jessica, ciao, buona serata, eccomi qua. Infatti hai sentito la notizia che ho dato sul nostro gruppo. E quindi, ed eccomi qua ragazzi, da molto tempo che non facevo questa diretta di Radio Forcella, diciamo la verità. Ho detto che se ci sono qualche notizie interessanti io faccio il TG e non spesso come facevo prima, quindi naturalmente limitati, perciò. E va bene, andiamo avanti. Le notizie naturalmente non mancano, parlano anche dell'ennesima stronzata che sta arrivando alla Cina, perciò, come si dice, stanno riciclando la stessa brutalità che hanno fatto nel dicembre del 2019, esattamente 3 anni fa. Quindi sapete come diciamo a Napoli, o cafone o fai festa una volta ma non due volte, perciò basta. Anzi, ci hanno fatto una, come diciamo a Napoli, a wallera pozzaiolo con queste scimitaggini spandematiche eccetera eccetera. Ed eccomi qua ragazzi, vabbè, ne parleremo con calma dopo, vediamo un poco, oppure se non parlo ancora meglio così, per non dare soddisfazione al sistema di alimentare questa ennesima stronzata, perciò. E comunque niente, parliamo, lasciamo scorrere invece a Roma. A Roma si dice brava, esatto, ha detto bene Jessica, ha detto molto bene, benissimo. Ciao, pure a me mi ha fatto piacere rivederti Marco, anzi ringrazio anche te Ciro e tutti gli amici di Ocore Napoli, ragazzi, Ocore Napoli, grazie di tutto e spero di rivedervi presto, riportate no. Non ti preoccupare, tutto a posto. Benissimo, andiamo avanti e parliamo di shadow banning, quindi le cosiddette, ragazzi, censure invisibili. Quindi, per esempio, quando si fa un video oppure non te lo fanno vedere e si fanno il shadow banning. Poi, purtroppo, ahimè, c'è un brutto episodio che è successo al nostro caro supereroe di Tenerife, parlo di Gold Greg, che una cosa incredibile ragazzi, una cosa incredibile, gli hanno bannato 5 canali su Yulota, gli hanno bannato 5 canali su Yulota ragazzi, è incredibile, che è una cosa che è ancora più incredibile che i 5, anzi erano 4 di Greg Garage. Poi c'è Greg Garage Storia, Greg Garage Motore, eccetera, eccetera, pure. E poi c'era anche Radio Greg, che poi non lo usava quasi mai, e quindi, anzi, la maggior parte Greg faceva le sue dirette solo su, anzi, i suoi video solo su Telegram, sul gruppo Radio Greg. Sì, addirittura. E niente, io Lota li ha buttati giù tutti e 5, dicendo che non rispettava la normativa della community. Ma che cosa non rispettava? Se Gold Greg non stava pubblicando niente, anzi nei 4 canali Greg Garage, ciao Palmira, nei 4 canali di Greg Garage pubblicava solo video di auto e basta, parlava di auto, non è che
che parlava di politica, del golpe politico, dell'ordine mondiale, dei più ne ha più ne metta, parlava solo di macchine e basta. Che ha fatto io l'ota e le ha buttate tutte e cinque. Poi dopo ci sono anche delle cose che a me non mi tornano, perciò vi faccio vedere, anzi, il nostro caro supereroe di Tenerife, Gold Greg, non ha perso tempo e ha fatto un altro canale nuovo, ma quello gli hanno bannato tutte e cinque, che poi nella notte gli è arrivato, come si dice, là, ecco qua il nostro supereroe pure, che ha dovuto aprire un altro canale nuovo, guardate. Vi racconto, la scorsa notte, alla mezzanotte esatta, io ero sul cellulare, guardavo un po' i filmati. Mi arrivano 5, in realtà sono 6 mail. 6 mail, 5-6 mail. Le apro tutte in contemporanea. Esatto. Sono tutte di YouShit. Iuluta. Ebbene sì, YouShit dichiarava in maniera unilaterale e mi informava, come sono gentili, della chiusura di 5 canali dove io parlavo di auto e uno, Radio Greg, che però era lì e l'avevo aperto di recente, ma tra l'altro non lo usavo neanche, Appunto. era un canale abbastanza tranquillo e more. E infatti, perché poi, come vi ho spiegato poco fa, la maggior parte Gold Greg i video li pubblicava su Telegram, quindi poi ho anche pubblicato qualche suo video di Gold Greg anche nel mio canale su Radio Forcella, su Yulota naturalmente, quindi e qui naturalmente la mentre il resto Gold Greg ripubblicava, come si dice, solo sul canale Telegram. E sentite che cosa è successo, sentite, sentite. 5 canali di auto eliminati con migliaia di video. Tra l'altro, questi canali di auto erano uno attivo, gli altri 4 erano stati creati come banca dati, chiamiamola così, banca Esatto. ricordi, nel senso che avevo caricato i video di auto su vari canali. Tutti i canali avevano una loro email, quindi erano separati, erano 5 account diversi, Esatto. proprio per prevenire cose del genere. E c'erano alcuni canali che erano fermi da un anno e mezzo, non caricavo più roba da un anno e mezzo. Ebbene, YouTube, con la stessa motivazione, cioè non rispetta il tuo canale le indicazioni guida della nostra piattaforma, non rispetta. Quindi si sono accorti dopo un anno e mezzo che avevo dei canali che non rispettavano la loro guida, cioè non avevo un canale che aveva avvertenze di copyright, di Incredibile. minacce, niente, erano canali puliti. Infatti. E YouShit me li ha eliminati tutti e 5, non rispettando le decine di migliaia di iscritti per ogni canale e i miei contenuti, che sono. Purtroppo hai mai persi. Ecco, io dico una cosa, per esempio, ecco, come avete sentito Gold Greg. È che lui pubblicava solo macchine, infatti sono 5 canali, 4 di Greg Garage, uno di Radio Greg pure. È che lui non è che pubblicava tutti i video compromettenti. Vabbè, io tipo i video compromettenti miei, sapete che facevo? Li pubblico su Rumble, perché quando facevo le dirette pesanti qui su Facebook e sapevo che anche Lotanberg mi poteva bannare, io prendevo, salvavo il video e lo pubblicavo su Rumble, mentre su Yulota mettevo il video promo. Naturalmente, per chi voleva vedere il mio ultimo video di Radio Forcella, dovevano iscriversi e dovevano cliccare il link in descrizione e andare direttamente nel canale Rumble. Che poi naturalmente per evitare le censure. Quindi, e niente, come avete sentito, Gold Greg.
anzi, caro Greg, naturalmente, che cosa è successo a Greg? L'hanno bannato senza un motivo! Senza un motivo, ragazzi! Senza un motivo, l'ha spiegato stesso lui. Quindi, ciao Paola, buona serata! Infatti, Greg pubblicava solo su Greg Garage solo video di macchine. Non è che diceva questo, diceva quest'altro, diceva niente, non diceva niente, solo immagini basse. E io l'ho ha detto che non rispettava le normative della community. Vi rendete conto in quale livello sia arrivato Yulota con queste censure proprio? Non lo so, ce l'hanno col povero Gold Greg pure. Questi, pur di farlo fuori, sono capaci di tutto, anche inventarsi una cattura internazionale a Tenerife, inventandosi le più grandi stronzate proprio, pur di togliere di mezzo colui che dice le verità. Perciò, che poi ve l'ho detto ultimamente, non stava dicendo niente più, lo diceva la maggior parte sul canale Telegram, ma non su Yulota, eccetera, eccetera. Anche su Telegram si era ridotto anche lui i video, perché pure lui si è rotto cazzo, ragazzi. Perché, dato che la maggior parte della gente non capiva un Chrysler poi a Gela, allora God Greg ha tirato a fanculo. Ecco, c'è da dire però, allora se il povero God Greg gli hanno bannato i 5 canali pur di non aver fatto nulla, allora quegli altri lì, altri canali, io faccio anche il nome, è l'esule di Leo Zagami, che guardano un poco che cosa era successo. Gli avevano eliminato il canale dell'esule, e lui stava facendo le dirette su Telepande Minchia, su Telepande Minchia Channel. Come lo fotte al caro Alberto di Telepande Minchia, tì. E che cosa è successo? Zagami ci stava facendo giustamente le dirette su Telepandemia, e quindi perché il suo canale, l'esule, era stato bannato. Poi, quando ho scritto l'esule, all'improvviso il canale è ritornato. No, anche perché ve lo dico, perché Zagami, lui fa i video più pesanti e incitamenti, queste e quest'altro, e questo lo sappiamo molto bene, perciò è la pure censura, anche fatti i paternost al caro Mafiarella e un po' di tutti, insultava gli italiani, buttava anatemi, buttava i chiastemi, insomma tutto faceva Zagami. E da lì che potevano anche censurare il suo canale, invece dopo, come per Magilla Gorilla, il canale è ritornato. E non solo lui, c'è anche un altro canale su YouTube, Yulota, che doveva essere anche bannato. Riparlo un'altra volta del Pippone. Come avete visto, il giorno 23 avevo fatto l'invito al Pippone, anzi a Carbone, di ritirarsi, di chiudere l'Associazione Governo del Popolo, APS, e fare una diretta dove doveva annunciare pubblicamente i suoi fallimenti. Ma a quanto pare il Pippone non ha voluto fare, anzi, ha continuato a fare di nuovo incitamenti, ha cominciato a sputtanare. Ecco, io vi faccio vedere una cosa. Io vi faccio vedere una cosa, anzi, ho preparato anche il tablet pure, quindi con la speranza che tablet faccia il bravo Francesco Pippone, Carbone. mi sono dimenticato di preparare. Allora, ecco, nel suo video, anzi, terz'ultimo video che ha fatto on the road, stava andando all'udienza di Messina per cercare di mettere le denunce, di accogliere le denunce contro magistrati e criminali vari. Ecco, vi faccio vedere un video, vi faccio vedere anzi un terzultimo video, terzultimo video che ha fatto il Pippone, sperando che lo riesca a trovare, perché come vi ho detto, lo shadow banning è talmente disgraziato che a volte non ti fa vedere i video, altrimenti vediamo un poco. Ecco, infatti, lo sapevo benissimo che non riuscivo a trovare. Dunque,
Vediamo se riesco a trovarlo attraverso il computer. Può essere che sono fortunato, quindi. E niente, parlando che se il tribunale di Caltanissetta che aveva dirottato l'udienza a Reggio Calabria, prima a Catania, poi a Reggio Calabria, eccetera, eccetera, contro i sistemi criminali che governano, come sapete, questo paese, naturalmente, tramite un golpe scusate un po' con la tosse. Tramite un golpe politico e praticamente avevano mandato l'udienza al tribunale di Reggio Calabria. E allora che cosa è successo? Ha fatto un video, ecco qua, spero di riuscire a trovarlo. Cazzo, lo sapevo che sto shadow banning è talmente disgraziato perché c'era un video che io che sta a meno che non l'hanno censurato e non lo so, vediamo un poco. Vediamo un po' se riesco a trovare questo cazzo di video. Vabbè, non mi interessa di Mondanari. Vediamo un poco, sperando che riuscirà a trovare tramite il cellulare perché ragazzi no, perché praticamente il Pippone aveva lanciato un avvertimento alla Digos. E quindi che cosa è successo? È successo che giorno, non so se è a Capodanno oppure no, oppure per esempio che cosa succedeva, eccetera. Aspetta un attimo, stasera, ecco la cosa più brutta quando non riesco a preparare, perché poi ci si mette pure la lentezza del cellulare, internet, compagnia bella che più ne ha più ne metta. E niente, volevo trovare questo video che sperando di riuscire a trovarlo, altrimenti vediamo un attimo nel canale, vediamo un po' se riesco a trovare questo cazzo di video. Vediamo un po' se lo trovo, due, o a meno che non lo hanno tolto, è impossibile, hanno tolto video, cazzo, hanno tolto video che stava andando in macchina. Che se viene in da macchina in Lazzarola. Possibile che l'hanno abbasso non l'hanno bannato video. Vediamo un poco perché ragazzi, è che è un video interessante perché da farvi ascoltare perché praticamente che cosa succedeva? Che il Pippone aveva fatto degli avvertimenti, vediamo se riesco a trovarlo qua, è un po' di vediamo se riesco a trovarlo qua, se l'ho salvato, a volte capita pur di salvare qualcosa, però mi pare che questa volta, ai 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 ai, 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 che peccato ragazzi, peccato, peccato. Un peccato ragazzi, non sono riuscito a trovarlo, no. L'hanno evidentemente l'hanno bannato, che vi posso dire? Vediamo un poco. Perché lui aveva avvisato la Digos, guardate. L'ha detto, guardate. Fate attenzione voi della Digos, se proverete solo a fermarci. Ecco qua, l'ho trovato, vediamo. Speriamo che si apre. Sono riuscito a trovarlo, su cazzo di video. Buongiorno. Senta. Ecco qua, l'abbiamo Per voi fatto. andare a dichiarare falsamente che la competenza territoriale è tribunale di Salerno. Esatto. Vorrei capire e sapere dove ha visto se vince, ma non ci devo chiedere un cazzo di niente, perché lei questa cosa non la dovrebbe assolutamente neanche fare. Il problema è che pur di non farmi parlare, commettono reati su reati, mandano le procedure da un tribunale all'altro, Al sempre e Tribunale di comunque Messina. per non farmi dimostrare la verità.
Ora stiamo andando immediatamente a denunciare i fatti alla procura competente di Reggio Calabria e poi vi spiegherò domani per quale motivo. E tenetevi pronte sia a tutti i simpatizzanti dell'Associazione Governo del Popolo e sia a tutti i simpatizzanti dell'UNAC, e a breve potesse anche tra Natale e Capodanno si andrà a fare un presidio permanente dinanzi alla procura di Reggio Calabria, perché visto e considerato che abbiamo denunciato reati per mafia, stalking giudiziario e quant'altro, e sono reati in cui è previsto l'immediata messa in sicurezza e codice rosso ed è previsto l'audizione entro 3 giorni. Se entro 3 giorni dalle denunce che andiamo a presentare ora alla procura di Reggio Calabria, sentite, non saremmo convocate per andare a consegnare le prove, perché purtroppo le prove ce le dobbiamo andare a prendere noi. Perché i pubblici ministeri non solo non sapotano niente, cioè non sapotano tutto, ma non vanno a prendere le prove. Quindi visto che abbiamo preso le prove anche alla procura di Catania, non solo le registrazioni ma anche la documentazione, ci organizzeremo per andare a presidiare dopo 3 giorni la procura di Reggio Calabria, fino a quando non ci convocheranno. Esatto. Quindi chi vuole venire si organizzi, sì, perché sicuramente, visto che non faranno assolutamente nulla neanche a Reggio Calabria, da oggi partiranno 3 giorni, quindi tra Natale e Capodanno state certi che andremo a presidiare perennemente la procura di Reggio Calabria. E voglio fare una premessa fin d'ora a tutti coloro della Digos di Reggio Calabria, compresi quei colori di Reggio Calabria. Non provate a fermarci per nessun motivo al mondo, perché fino ad ora avete provato 2 volte di tentare di ammazzarmi per non farmi arrivare da un magistrato qualcuno, ma questa volta pur di arrivare da un magistrato, nel momento in cui qualcuno si mette in mezzo per alzare mani, come finisce seconda? Una buona giornata e a domani. Come finisce seconda, ragazzi? Quindi, che vi dico, ragazzi? Vabbè, l'ho dovuto trovare per scagno questo video, perché ecco, anche il Pippone sta sotto shadow banning, quindi anche il suo video non è tanto visibile su YouTube, e perciò è per un colpo di culo sono riuscito a, tramite il suo canale del Pippone su Telegram che l'ha pubblicato, sono riuscito a trovare il suo video. Quindi ragazzi, io mi dovete dire sotto i commenti, secondo voi quello che ha detto il Pippone a quelli della Digos mi sembra più una cosa di minaccia. Quindi in poche parole, ragazzi, se tu vai a minacciare uno della Digos, anche se sono mafiosi, che purtroppo sappiamo benissimo che siamo sotto un colpo politico giudiziario iniziato molti anni fa pure, se tu fai delle minacce alla Digos, che cosa succede? Iulota ti doveva chiudere il canale, che ti doveva mandare un avviso dicendo che guarda Pippone, che quel video che hai fatto minacciando la Digos è incitamento all'odio e non rispetta gli standard della community di Iulota, e quindi dovevano chiudere il canale. Iulota doveva chiudere il canale di Francesco Pippone, e invece hanno chiuso quello del Greg che non ha fatto nulla, mentre invece Pippone ha fatto un avvertimento alla Digos, non diciamo minaccia, altrimenti dopo il Pippone dice ma che sto dicendo, Radio Focella, che io non ho minacciato nessuna Digos, ma che minchia dici? Quello è capace pure di dire questo, il Pippone. E quindi ha fatto una piccola romanzina ai servitori della mafia, parlo della Digos naturalmente, perciò, e quindi con quella romanzina che ha fatto la Digos,
gli doveva costare la chiusura da parte di Yulota. E invece il canale, come vi faccio vedere, vabbè, anche ho acceso anche il tablet stasera, ecco, ci sta ancora. Mentre invece, quello di Gold Greg, che poi non ha fatto un cazzo, no, pubblicava solo macchine, eccetera, eccetera, le hanno bannato. Allora ci sono due cose, ragazzi. Anzi, vi faccio finire di sentire un po' un pezzettino del Greg, poi dopo arriviamo alla conclusione. Ovviamente c'è gente che gioirà perché io ho perso i filmati. In realtà, mentre altri momenti mi sarei incazzato, mi sono messo a ridere. Che Ho da fare? deciso di non fare ricorso e mi sono messo a ridere dopo questa decisione. Perché eliminare cinque canali in Senza aver maniera fatto univoca, cioè nulla. senza accusarmi di niente, questo filmato non va bene, quest'altro filmato, cioè come si faceva una volta, Esatto. senza avvertirmi e darmi la possibilità di correggere, di togliere il filmato, a parte che non l'hanno mai fatto, mi hanno sempre censurato, ma qua si parlava di un canale di auto, dove io Appunto. parlavo di auto, Esatto. ok? Ecco, cinque canali. Cinque canali, mentre invece il Pippone che ha fatto la romanzina alla Digos, il suo canale non è stato bannato. Questa è la cosa che non mi quadra, perciò ve lo faccio sentire anche di nuovo il Pippone con l'ultima romanzina che ha fatto agli uomini della Digos. Ve lo faccio risentire di nuovo, aspetta un attimo, devo tornare, ecco qua, ecco qua. Loro della Digos del Reggio Calabria, comprese i questori del Reggio Calabria. Non provate a fermarci per nessun motivo al mondo, perché fino ad ora avete provato due volte di tentare di ammazzarmi per non farmi arrivare da un magistrato qualcuno, ma questa volta pur di arrivare da un magistrato, nel momento in cui qualcuno si mette in mezzo di alzare mani, come finisce seconda? Una buona giornata e a domani. Come finisce seconda? Beh, cioè è una specie di romanzina. Una romanzina che gli costava la bannazione del canale. Quindi al Pippone il canale ci sta ancora, nonostante che ha fatto la romanzina. Diciamo la romanzina alla Digos. Quindi è che non ho capito. Allora non è incitamento a odio, non è minaccia, caro Yulota. Anzi, proprio anche a te, Yulota, che tu l'anno scorso mi hai bannato quattro video. Tre delle manifestazioni e una che dedicava la mia ex amica Consuela Leotti, che nonostante tutto non sono riuscito a salvarli perché oramai la sua mente era oramai bruciata, era pronta ad andare dall'altra parte, quindi. E avevo dedicato questo video dedicato alla mia ex amica Consuelo Aleotti, che non ho potuto salvarla perché aveva deciso di suicidarsi, la poverina, e di farsi la terza cazzota annone. E la Yulota mi bannò anche quel video, quattro video, che poi mi bloccò per 15 giorni. Ecco perché dovete aprire Rumble e soprattutto pubblicare i video più pesanti su Rumble. Vabbè, i quattro video bannati da Yulota li troverete tranquillamente su Rumble, quindi senza problemi, iscrivetevi gratuitamente al canale Rumble. Anzi, ho saputo buone notizie da parte del pirata Barbagianni, quello che dice "Good morning, bully! Bully! Bully!" Parlo di Baratini, naturalmente. E guarda caso è tornato anche su Yulota. E neanche lui non hanno censurato il suo canale, fortunatamente, chissà come mai. Vabbè, ci sta sempre shadow banning, quindi che rompe le scatole, eccetera. E dicendo che su Rumble finalmente hanno messo
le condizioni di bannare anche i troll. Ed era ora perché c'erano due o tre che mi rompevano i coglioni sotto i miei video, che io purtroppo non li potevo bloccare, ma dovevo solamente limitare a rimuovere i loro commenti a cazzo, quindi, e le offese. Quindi, sapendo che finalmente ci sono anche i blocchi anche su Rumble, allora i cari troll avete finito di rompere i coglioni, ringraziamo Dio. Infatti aspetto qualche commento offensivo sotto qualche video che pubblicherò su Rumble, anche questo video qua pure, e se vedo un commento, zacchete, viene subito bloccato e bannato e zittito. Invece vabbè, su Yulota sappiamo benissimo che lì lo puoi anche i troll, i canali troll li puoi anche bannarli e zacchete, come fare le Ozagami. Perciò sentiamo un altro pochettino e poi finiamo qui Cani e e mosse, cambiamo. con una stupida dichiarazione di non rispetto delle norme della piattaforma, quando i miei canali li rispettavano, Esatto, bravo. perché sennò me l'avrebbero tirato giù, mi avrebbero tirato giù almeno un video, due video. Invece no, nessuno, ultimamente nessuno, quindi avevo i canali puliti. Insomma, sono poi quelli, cioè capite che ci sono canali, ripeto, fermi da un anno e mezzo, Esatto. che non caricavo neanche contenuti, E quindi poi. appunto, appunto. E mentre invece a Pippone che ha dato il bene, ha dato delle benedizioni alla Digos, il canale sta ancora lì. Il canale di Carbone sta ancora lì, perciò. Anzi, il mio amico autista misterioso che ha seguito alcuni video del Pippone. E mia amica autista misterioso, che non faccio nomi perché se no che autista misterioso è, ha detto chiaramente: Giavrà, Carbone è proprio scemo, ignorante, non sa parlare. E su questo lo do molto ragione. Quindi, sì, perché Carbone cioè, parlo indonesiano invece parla lingua siciliana. Perciò è quindi. E dice che il caro Carbone dovrebbe imparare a parlare bene la lingua italiana, cosa che lui non lo fa. E il mio amico autista misterioso ha perfettamente ragione. Perciò, ecco, dicevo, al caro Carbone gli dovevano buttare giù il canale, che cosa che non è successo. E niente, e a Greg gli hanno buttato 5 canali. E lui non aveva fatto nulla, ragazzi, perciò è inutile che dite che Greg fa parte del sistema, eccetera. Poi non è tanto scemo che lui si fa buttare da soli 5 canali, perciò non aveva nessun motivo, e quindi lui pubblicava solo video di auto e basta. I video importanti, scottanti, li pubblicava solo su Telegram. E solo lì, perché lui sapeva che se li pubblicava su Yulota li buttava giù, invece Yulota l'ha buttato lo stesso. Mo' bisognerebbe vedere che cosa si inventeranno ad abbattere il povero Gold Greg, magari inventandosi anche un qualche falso ideologico, una cattura internazionale per aver onneggiato i no pedo masso mafiosi a combattere la masso mafia. E quelli sono capaci di fare tutto, perciò. E questa è la. Comunque, finiamo il discorso di Gorge, che poi Dirmi non dopo. rispettavano le norme. Poi No, chiudiamo questo ripeto, argomento. ogni canale una mail di frente, quindi era un'entità differente tecnicamente. Esatto. Non è che mi hanno tirato giù una mail e mi hanno cancellato cinque canali. No, io avevo diviso ovviamente i canali. Quindi hai tirato giù cinque utenti perché avevano un codice utente diverso. Allora, tu hai tirato giù cinque canali di auto, quindi un argomento, poteva essere anche Esatto. pannocchie. Ecco, cinque canali che parlavano di auto. Hai dato una grandissima dimostrazione di come è oggi l'Italia. Sì. Questa è proprio l'apoteosi, perché tu mi potevi Bravo. tirare giù i video come sempre fatto, perché non ti andava bene quello che dicevo sui peraccini, non ti andava Esatto. bene quello che dicevo su qualche personaggio, non ti andava bene un cazzo. Vabbè,
argomento, ci sta, argomento, ci sta. Esatto. Vogliamo dirgli che ci sta l'argomento, non è toccabile quell'argomento. Tu mi puoi demonetizzare perché mi dici, come hai fatto, che il mio canale non è adatto ai tuoi inserzionisti. Io prendevo dal canale delle auto finché me l'hanno tenuto anni fa monetizzato. Esatto. Poi me l'hanno tolti 6, 5, 6, 7 mila euro al mese. Quindi io, da quando ho iniziato a fare video di altro tipo, mi hanno tolto la demonetizzazione. Esatto, mi hanno fatto un danno economico. Tu mi puoi fare shadow banning, cioè nascondere il mio canale, e io lo vedo perché i grafici di analisi lo vedo, mi dicono quello. Cioè, il mio canale è piatto, non ci sono più iscritti, non c'è più interazione, tutti i grafici sono piatti all'improvviso. Shadow banning. Allora, tu mi puoi torturare ogni volta mettendomi che il tuo contenuto è giallo, cioè vietato ai minori, uso delle parolacce, queste cazzatine qua, no? Gli altri possono vedere, gli altri uscite possono andare a 400 all'ora in macchina, farsi di cocca, quello va bene. Allora, tu mi puoi arrivare a fare di tutto e io continuo a creare contenuti, a mettere lì video di auto, appunto auto. Non... A questo punto tu mi cancelli. Hai capito? Auto non è che parlava d'altro. Auto e basta, non è che diceva che essa e che è stata. Auto, parlava di auto. Parlava di auto, non è che se parlava di politica, parlava di colpe politiche, parlava di massomafia, parlava di auto. Niente particolare, non lo so. Il sistema ce l'ha proprio con Gold Greg. Perché Gold Greg, lui è uno che gli spiana sti merde. E allora per dispetto l'hanno bannato i 5 canali. Lui ha aperto un altro e quindi, cari, amici, si fa per dire, del sistema, siete solo dei chiocchio, lo so, questo video va anche su Yulota, quindi chi lo sa. Vabbè, intanto io lo pubblicherò anche su Rumble, poi se mi banni anche su Yulota, chi se ne frega. Perciò mi dispiace che va a perdere tutti i contenuti, anche i video che ho fatto con la mia amica Angela Rabbia pure. Vabbè, c'è sempre Rumble, quindi che io posso pubblicare tranquillamente i video alla faccia delle censure dei pedomafiosi, punto. Tutti e 5 i canali, inclusi quelli che non erano minimamente utilizzati e che avevano un'entità separata uno dall'altro. Esatto. Allora, questa volta, questo è il segnale molto chiaro che io non ho rispettato nessuna regola. Cioè, ho rispettato tutte le regole, tanto più che lo dimostrano i canali che non erano utilizzati. Esatto. Che ci sono personaggi, perché questo non è una decisione di un povero dipendente per accinato di uscite. No, quelli non contano un cazzo. Esatto. Qua ci sono persone molto in alto, molto in alto, che per poter fare una roba del genere, cioè radere al suolo i canali, ripeto, non di politica, non di comunicazione, ma di auto, macchine miei, vuol dire che c'è qualcuno in alto che si sente persino disturbato, ha dei problemi di personalità. Cioè, non solo io gli ho sputtanati e quindi ho azzeccato tutto quello che ho detto e mi devono limitare nelle mie espressioni i racconti della società, dell'economia, eccetera. No, persino sul divertimento vengono ad attaccarmi. Quindi ci sono dei personaggi che vivono male, molto in alto, di frustrazione. Cioè, sono talmente fastidioso per loro che, come i bambini, mi tirano via il croccantino, mi tirano via
la monetizzazione, mi tirano via l'acqua, mi tirano via le coperte, ma io resisto. Bravo. Resisto, e a loro dà fastidio che io resisto, che non cedo come i loro servi. Esatto, bravo. Perché io non ho ceduto alla monetizzazione, non ho ceduto al shadow banning, non ho ceduto a un cazzo. Bravo. Sono andato avanti, sempre. 5 canali. Allora, io non so chi vedrà questo video, ma un giorno saprò chi cazzo sei. E ti assicuro che se non muori prima, dovrai fare i conti con me. Bravo. Perché il mondo sta cambiando. Esatto. E quello che sei, un giorno non lo sarai più. Che sarà una merda. Io non... Perché colui che farà questo, è la stessa cosa lo farà pure con me, sarà solo una grande luta. E lui è quella dolcissima mamma che l'ha messo al mondo. Perciò... Sì, corre lo rischio pure io, chi se ne frega, tanto, boh, te l'ho detto, lo pubblico sul Rumble, poi dopo vediamo un poco. Dimentico, ho la lista delle persone che prima o poi la pagheranno, è solo una questione di tempo. Esatto, esattamente, ovviamente... naturalmente, per i cari amici di Yuluta, i karma presto verranno a farvi una visita anche per voi, perciò è questo. E comunque, chiudendo il discorso di shadow banning dei 5 canali bannati al povero Gold Greg e altri canali tipo Carbone, Zagami, o anche mettiamoci pure Morisan, pure mettiamoci Lucanali, mettiamoci qualcun altro pure, eccetera eccetera, che non vengono bannati. E che vi dico, ragazzi, quelli che non vengono bannati, Robby Master, vabbè, quelli fanno parte del sistema, ragazzi, compreso anche il Pippone, che altrimenti, ve l'ho detto, il Pippone che fa le romanzine a quelli della Digos, ragazzi, quello si beccava benissimamente la censura del suo canale, invece il canale del Pippone sta ancora lì, integro, che poi ha fatto altre dirette. Infatti ho visto che anche il Pippone viene sottoposto allo shadow banning, quindi per trovare i suoi video, le sue dirette, bisogna andare anche nel suo canale di Telegram. E io là sono andato, altrimenti non riuscivo a trovarlo con le ricerche, perché c'è lo shadow banning che ti impedisce anche di trovare i video importanti e video scottanti che il sistema non vuole che i polli degli italiani guardino, e perciò queste. E va bene, ragazzi, chiudiamo l'argomento shadow banning di Gold Greg e parliamo delle mie previsioni che io ho detto oramai, sto dicendo da un sacco di giorni che il 2023 ci saranno dei cambiamenti. E niente, mo stanno riproponendo la stessa minestra da... Vabbè, quello che sta succedendo in Cina, lasciamo perdere. Anzi, io voglio venire a mente quelle parole che ha detto Barba Gianni lì, quando lui ha detto che è tutto finito. Ciao Lella, buona serata. E parlando del pirata Barba Gianni, il famoso Gumoni Bolli, parlo di Baratini, l'uomo più amato di tutte le donne, vabbè, quella barba in faccia con quella bandiera da pirata, in poche parole Baratini, l'ex uomo dei servizi segreti, One Man. Ha fatto pure un libro Baratini, perciò ho visto anche i suoi video quando ha detto che è tutto finito, sono arrivato all'obiettivo, sono arrivati quest'altro, faranno altri step, eccetera eccetera. E infatti io ho fatto delle previsioni che nel 2023 sarebbero ritornati l'ISIS. L'ISIS creati dalla cara Clinton, quindi, e che allo scopo che avrebbero colpito l'Italia. Perché l'Italia? Come ha spiegato anche Barat, che è finito, sono arrivato all'obiettivo, vivo delle gassose, eccetera, eccetera.
Allora io ho pensato che i nasoni, i pedonasoni che stanno in alto, che stanno governando l'Italia e naturalmente appoggiano la mafia a governare questo paese, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? Ho previsto che potrebbe succedere che loro faranno un altro step, quello di mescolare i gassosati con i non gassosati, quindi in mezzo a noi come stavano 3 anni fa, prima della pandemenza. Quindi, e disse: ragazzi, la prima cosa che faranno è riabitueranno il popolo a camminare in giro di nuovo a volto scoperto come erano prima. Perciò, infatti, come sapete, oggi naturalmente è 29, sì, oggi è 29 pure, oggi giovedì 29, e fra 2 giorni finisce anche l'ultima stronzata negli ospedali, quello dell'FFP PIRD2 e dello stuzzicanasi della Scegli giochi preziosi, la 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 la. E quindi che cosa succede? Succede, vabbè, oramai la fiducia dei medici io l'ho persa non al 100%, ma al 100.000%, quindi uno cerca di stare attenti quando uno si va a ricoverarsi all'ospedale. Spero che non succeda mai una cosa del genere. Ebbene, che cosa succede? Che toglieranno anche quest'ultima cretinata? Lasciamo stare quelle stronzate che stanno dicendo la Cina, che si sta dando. Ignoriamo, eccetera. Pensiamo solamente a quello che ha spiegato anche il nostro pirata Barbagianni, alias Baratini, che oramai hanno arrivato all'obiettivo, poi faranno altri step, naturalmente, eccetera. E quindi che cosa succede? Che loro. È una mia idea, poi anche se che io mi sbaglio, ragazzi, quindi che cosa faranno? Prima sicuramente cominceranno a ritirare dai mercati gli FFP PIRD2 e tutti i bavagli, i fazzoletti, eccetera. Per il problema è che l'italiano non rinuncerà a indossarlo il bavaglio, e quindi anche se toglieranno tutto, l'ultime stronzate, eccetera, eccetera, loro purtroppo continueranno a portare il bavaglio, però loro vorrebbero che il bavaglio non lo portassero più. E quindi che cosa succede? Che cosa succede, ragazzi? L'attentato dell'ISIS che colpirebbe l'Italia, dei terroristi con l'FFP2 cominceranno ad attaccare varie stragi ai civili, gridando Allah Akbar, Allah che sa, eccetera, eccetera, e attacchiamo i fanali. E che cosa succede? Succede che poi dopo il governo, anzi, i nasoni diranno: ragazzi, abbiamo ordinato all'ISIS di attaccare l'Italia e i popolo anche che portano i fazzoletti, eccetera, eccetera, mandando i terroristi dell'ISIS fazzolettati pure loro. E poi dopo il resto lo dovete fare voi. Voi del governo, voi burattini che state a Palazzo Chigi, e quindi che cosa succede? Succede dopo l'emergenza pandemica che è passata, dopo la finta guerra, dopo, anzi, vabbè, quello climatico è in atto purtroppo, eccetera, eccetera. Adesso dobbiamo subirci anche l'emergenza terroristica. E quindi che cosa succede? Che con il terrorismo, vi ricordate le esplosioni delle Torri Gemelle avvenute l'11 settembre del 2001, che poi in America dovettero adottare delle misure drastiche, metal detector, schermo con riconoscimento facciale, eccetera, eccetera? Ebbene, il piano antiterrorismo servirà positivamente per costringere gli irriducibili della FFT2 a farne a meno. Che cosa succede? Semplice, metteranno in vigore l'articolo 155, dove è proibito camminare nei luoghi pubblici usando i mezzi pubblici, l'uso dei bavagli,
la pena, la multa di 1.000 euro e più l'arresto, e più mettendo con la cosa in faccia, metti in pericolo la sicurezza del cittadino. Perché che cosa succede? Se tu con quella cosa in faccia puoi essere un terrorista, un mariuolo, insomma, un criminale, eccetera, un rapinatore, eccetera, che vai nei luoghi chiusi con cose in faccia. Oh, guarda, un terrorista mascherato, un terrorista! È logico che poi metti in pericolo e paura e panico la popolazione, perché nel momento che il governo attuerebbe, è una mia idea, ragazzi, poi può essere pure che purtroppo non si realizzerà questa mia idea, peccato, perché sarebbe pure bello finalmente vedere i coglioni che andranno in Cina senza il loro amato bavaglio. Quindi sarebbe pure bello. Anzi, spero che il governo prenda in considerazione questa cosa che sto dicendo io. Eh sì, ragazzi, perché così fate le mu se soldi tramite le multe, perché se loro attueranno questo piano antiterrorismo da parte del governo, che vieteranno gli imbecilli a portare il bavaglio, ora, dato che poi dall'anno nuovo non sarà più obbligatorio. E allora che cosa succede? Succederà che sguinzaglieranno polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani a caccia di quelli che portano i bavagli. Poi sarebbe bello vedere il capotreno che becca uno con il bavaglio. Signore, si deve togliere il bavaglio. Lei non può più viaggiare, altrimenti lei mette in serio pericolo la sicurezza dei viaggiatori. E lei trasgredisce l'articolo 155. E quindi, se quello dice di no, non la voglio portare, ci sta la Stronzid, il Mongolid, eccetera, eccetera, eccetera. E che succede? Il capotreno ferma il treno, fa venire la Poffer, si prende il mascherato e se lo porta. Se lo porta bello pesante, pesante, e lo porta in carcere. Si va a fare 6 mesi di carcere per procurato allarme, e messo in pericolo la sicurezza dei cittadini, aver bloccato un servizio pubblico per colpa della cosa in faccia, eccetera, eccetera. E quindi un nuovo modo per i nasoni, per riabituarli, gli imbecilli a. In poche parole, i nasoni vorrebbero rimescolare i gassosati in mezzo ai non gassosati. Quindi, però, sappiamo benissimo che se tu vedi un gassosato con l'FFP2 lo riconosci subito. Invece loro vorrebbero rimescolare tutto, eccetera. Tanto i gassosati cadranno sempre come birilli e come le pedine della go down, come quella pubblicità degli anni 80, se ricordate, e cadranno lo stesso. E quindi, vabbè, si inventeranno delle scuse: vabbè, quello è morto di gangro, è morto di infarto, è morto di questo, è morto di qua, è morto di là, tralala, tralala, e non diranno mai che sono morti di gassose. E quindi faranno questo step. Poi, naturalmente, il resto del piano criminale, quello dell'abolizione del contante, per mettere la moneta elettronica, è il loro piano, e quindi lo faranno lo stesso. Quindi lo faranno una specie di step. Poi, se ci sarà qualche sceriffo della situazione che sopporrà al piano antiterroristico, vabbè, lo faranno fuori giuridicamente, tipo il caro Delota. Il caro sceriffo camorrista della regione Campania, che se lui dovesse opporsi al decreto antiterrorismo, inventando delle scuse, dicendo che il bavaglio non si deve togliere in Campania, vabbè, che cosa faranno i nasoni? Chiameranno un magistrato di turno, dice: sentite, De Luca sta rompendo poco cazzo, vedete di sistemarlo voi. E quindi lo sistemeranno, tirando fuori tutti gli scandali che lui ha fatto, eccetera, e tutti i reati che lui ha fatto. E che cosa succede? Succede che De Luca si rischia pure di essere arrestato per combutto alla camorra, e con i piani e con i rifiuti tossici che lui sicuramente avrà partecipato. Quindi è una mia idea, ve l'ho detto, può anche essere che non si avveri. E tanto può essere che si avveri, chi lo sa.
Siamo ancora all'anno vecchio, mancano 2 giorni alla fine del vecchio anno e vedremo che cosa succede nel 2023, vediamo i nassuni che cosa si inventeranno, o si inventeranno il piano che ho pensato io, oppure no, oppure andranno avanti con altri step, senza dimenticare che il loro progetto criminale lo porteranno avanti fino al 2030. Avete visto che Zelensky parteciperà al World Economic Forum insieme a quel pelatone di Schwabs a Davos, quindi vabbè, Zelensky ha da fare altro che usare i soldi, perciò cretine, quindi e che vi dico, sarà un anno veramente incandescente, incandescentissimo, e quindi prepariamoci quello che succederà. E soprattutto, occhi aperti che il mondo è un postaccio, avanti così come dici, caro Bisanti. Mamma mia, oggi ho visto un video di Bisanti parlando di Volantinello e che povero Marcello può veramente rischia di grosso. Bene, invece al Pippone, che insulta magistrati, politici corrotti, funzionari della Digos, eccetera, eccetera, accusandoli ad associazioni mafiose, eccetera, eccetera. Strano che lui non vada in galera. Vabbè, lui dice che io ho la valigia blu, però acchiappano giudici disgraziati, massoni, che dice che la valigia blu non può entrare in tribunale, oppure le denunce che stanno dentro sono tutte carta straccia, sono tutte farlocche. Il sistema si inventa di tutto, pur di togliere di mezzo uno che sfida la mafia nelle istituzioni. Perciò, quindi vedremo che cosa succede. Vedremo anche il povero Volantinello che cosa succederà. E soprattutto, che vi dico, perciò. Ebbene, vediamo un po' altra notizia, ci sono qualche altra notizia. Naturalmente oggi purtroppo naturalmente brutte notizie che continuano a cascare i birilli. Qui c'è il fatto del caso di Aria Gambirasio. Vediamo, l'ho pubblicato anche nel canale, ecco qua. Il caso di Aria Gambirasio, PM Ruggeri indagato per depistaggio sul DNA di Bossetti. Letizia Ruggeri, PM di Bergamo, che ha lavorato sul caso di Aria Gambirasio, deve essere indagata per depistaggio in merito alla presunta non corretta conversazione dei 54 campioni di DNA rinvenuti sul corpo della tredicenne di Brembate, che la difesa di Massimo Bossetti chiede al tempo di poter analizzare, lo ha stabilito il GIP di Venezia, Alberto Scaramuzza, che ha ordinato la trasmissione degli atti al PM del Pubblico Ministero della Procura Veneta perché proceda all'iscrizione nell'apposito registro. Avete capito? A fronte di una denuncia querela e un atto di opposizione della difesa dell'uomo condannato in via definitiva all'ergastolo in buona parte iniziati riguardando i propri comportamenti del pubblico ministero, Letizia Ruggeri si impone, scrive GIP, la necessità dell'estensione soggettiva all'iscrizione dei suoi confronti e relazione al reato di frode di processo penale e depistaggio, reato punito con carcere da 3 a 8 anni per chi immuta artificialmente il corpo del reato, ovvero lo stato dei luoghi, delle cose, delle persone connessi al reato. Per la stessa accusa, il giudice Veneto ha invece ordinato l'archiviazione di Giovanni Petillo e Laura Epis, rispettivamente presidente della prima sezione penale del Tribunale di Bergamo, funzionario responsabile dell'ufficio di corpo del reato. Perciò l'ho detto sempre che Bossetti non c'entrava nulla sulla uccisione della povera Ilaria Campinasio. Perciò l'ho detto sempre, Bossetti purtroppo è stato messo come usato come capro espiatorio per nascondere i veri colpevoli per aver ucciso la povera Ilaria. Magari uccisa da qualche masso mafia e
che quella povera bambina deve aver visto qualcosa che non doveva vedere, e l'hanno fatta fuori quella povera bambina, ed è andato di mezzo un povero Cristo come Bossetti che non c'entrava nulla, perciò come non c'entrava nulla anche Parolissi, che dice che era stato, che aveva ucciso l'ex compagna Melania Rei, a me invece sappiamo benissimo che è innocente, perciò purtroppo abbiamo questa magistratura corrotta, combutta con la mafia pure, che utilizzano ogni sporchi trucchi pur di proteggere mafiosi, pedofili, camorristi, spacciatori e papponi, usando qualsiasi mezzo, naturalmente sabotando anche le denunce con i modelli 45, punto. Perciò, ed ecco perché i criminali purtroppo riescono a farla franca, perché trovano sempre magistrati introdotti dalla mafia che li proteggano e che li scagionano. Perciò ecco perché purtroppo queste fecce umane hanno sempre la meglio, perché un po' anche colpa del popolo italiano, pecora che gli permettano a questi criminali di comandare su questo paese e fare quelli che vogliono loro, purtroppo. E quindi, e ci andiamo di mezzo, ahimè, pure noi, quello è il problema. E purtroppo anche il Pippone che insiste inutilmente che il popolo dovrebbe pretendere le pulizie. Sappiamo benissimo che il popolo codardo non manderà mai in galera coloro che gli danno i coccantini e il reddito di cittadinanza. Perciò, vi ho detto tutto, ragazzi, vi ho detto tutto. E vabbè, sono le ore 23:50 e quest'ultimo notiziario del 2023 è andato pure. Vediamo un po' che il prossimo anno ne faremo qualcun altro pure. E quindi naturalmente terremo informate quelle poche persone, quelli seri naturalmente. Perciò i qua 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 invece invito a non seguirmi i miei TG e di andare a seguire la Barbara D'Urso, oppure Enrico Samentana e tutta la banda pedofila di Open e compagnia bella. Ok, ragazzi, prima di tutto, anzi, prima di chiudere, voglio cominciare a darvi gli auguri di buon anno pure. Beh, buon si fa per dire, che purtroppo di buono purtroppo non ci sarà. Finché vivremo in Italia, le cose buone purtroppo sarà molto, molto difficile vederli, perciò bisognerebbe solo andarcene via, andare in Africa, appunto. Perciò, e soprattutto, lasciare che questa barca affondi, pazienza. Anzi, l'unica cosa buona che dico agli italiani veri, di potersi riuscire a farsi una nuova vita e soprattutto di crearsi un nuovo avvenire, ma non certamente in Italia. Perciò, anzi, io comincerò a fargli gli auguri del buon 2023 ai veri italiani, che veramente avranno la forza di lasciare questo paese e di costruire la nuova vita altrove. Spero di farlo pure io, naturalmente ci vogliono i soldi e vedremo che cosa succede. Ok, ragazzi, io vi saluto, vi auguro buon anno pure. Grazie a Lide, grazie a Jessie, a tutti, a Cristian, a Lella, a tutti quanti voi che mi avete seguito. E prima di chiudere vi ricordo di iscrivervi al canale Rumble Radio Forcella, chi vuole fa parte del canale Telegram Radio Forcella, mi contattate in privato e io vi mando il link di iscrizione al canale, così potete vedere le notizie che pubblichiamo nel nostro canale, ok? Ok, ragazzi, io vi saluto, vi auguro buon anno e grazie Lide, grazie a tutti quanti voi, vi auguro una buona notte e buon anno a tutti e alla prossima con le notizie di Radio Forcella. Ciao a tutti da Gianfranco, ciao!